nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 21 minuto, buonasera dallo studio centrale di TV6, una settimana all'insegna dei sorrisi dopo la vittoria di Parma, un successo firmato da Brugman che riporta serenità negli ambienti pescaresi. E ci vuole sempre equilibrio, così come non ci si doveva abbattere dopo la sconfitta con il Cittadella, certo non ci si deve esaltare dopo l'importante successo di Parma. La Serie B è un campionato sempre lungo e logorante, ma certo questo successo, come dicevo poc'anzi, riporta serenità e tranquillità negli ambienti pescheresi, anche in vista della prossima partita molto sentita con l'Avellino in programma sabato. Avellino scottato dalla sconfitta nel derby con la Salernitana. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Ringrazio il team manager della Delfino Pescara, Andrea Gessa. Buonasera Gessa, grazie buonasera, per aver Enrico. Accettato il buonasera nostro invito. A tutti. Ritrovo con piacere il professor Leonardo Paloscia. Buonasera professore, direttore dell'UTIC di Pescara, gran tifoso bianco-azzurro. Qui al suo fianco abbiamo il collega Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio. Buonasera. Alla sinistra Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Al suo fianco Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini perché è serata di posticipi, quindi subito gli aggiornamenti. Andrea, buonasera. Sì, buonasera Enrico, buonasera ai nostri amici da casa. Gli aggiornamenti: intanto in Serie B l'Empoli è in vantaggio a Chiavari 2-0 sulla Virtus Entella. Nei primi 9 minuti le reti di Šimić e di Donnarumma. Ora siamo nella parte finale del confronto per quanto riguarda il primo tempo. Dunque al momento Empoli da solo in testa alla classifica. In Serie A match salvezza di bassa classifica al Bentegodi, 0-0 al momento tra Hellas Verona e Benevento. La gara ha avuto inizio alle 20:45. Ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060. Ricordo anche che da oggi sono attive le prevendite delle prossime tre gare casalinghe del Pescara contro Avellino, Brescia e Palermo, che si giocheranno 21 e 28 ottobre e 3 novembre. A te. Sì, con questo parziale aggiorniamo subito la classifica, parziale che vede l'Empoli proprio al comando con 17 punti, però bisognerà appunto aspettare il finale di questa gara e l'Entella resterebbe a quota 12. Allora partiamo subito con Andrea Gessa, abbiamo detto in apertura, quando si vince, certo la settimana è sempre diversa, però sei d'accordo che ci vuole sempre equilibrio, almeno in questa fase del campionato, poi da marzo in poi si potrà fare qualche discorso diverso? Beh, sicuramente il cammino è ancora lunghissimo, quindi non è ora che dobbiamo tirare le somme. È sicuro che è una fase in cui stiamo anche noi crescendo, che stiamo insomma costruendo qualcosa di interessante e buono, e in questo momento insomma stiamo raccogliendo ciò che meritiamo. Però avverte che dopo una vittoria in trasferta cambiano subito le opinioni e gli umori un po' su tutto. Beh sì, sicuramente. Io credo che anche altre trasferte comunque e altre partite abbiamo comunque giocato bene, magari portando a casa anche dei risultati che non rispecchiavano realmente ciò che si era visto in campo. È chiaro che la vittoria fa morale, è una vittoria importante in un campo difficilissimo e quindi vale doppio. Però ripeto, credo che i margini di miglioramento
siano ancora ampissimi. Perché si è arrabbiato molto D'Aversa per questo episodio? Eravate vicino con le panchine, pensava che ci fosse fallo ovviamente. Beh sì, no, in realtà io ho notato una loro predisposizione alla lamentela, ecco, io questo ho notato e sin da subito hanno cominciato con un po' di ostruzionismo da quel punto di vista e al primo episodio un pochettino dubbio che magari a velocità normale poteva anche ingannare, però in realtà noi forse tirando un po' al nostro mulino abbiamo subito avuto la sensazione che il pallone fosse stato toccato nettamente. Quindi è stato bravissimo Palazzi, perché non era facile poi rubare palla senza far fallo. Professor Paloscia, cosa le è piaciuto di questa partita di Parma? Ma sicuramente, a parte il risultato. Certo, sì, sicuramente la disposizione della squadra, l'atteggiamento che la squadra ha avuto, anche se io devo dire così, da tifoso degli Spalti comune, che insomma ancora non la vedo la squadra di Zeman, cioè certi meccanismi a cui lui ci aveva abituato, certi raddoppi sulle fasce, certi giochi eccetera, anche come il ritmo di fondo, ancora non mi sembra la squadra proprio quella di Zeman, a meno che Zeman non abbia cambiato modo di impostare la squadra. No, è vero anche che lui stesso negli spogliatoi ha certificato questo che sta dicendo, però si può commettere in questa città, in questo ambiente, l'errore di fare sempre il paragone con il vecchio Pescara di Zeman? Allora, se uno ha in mente quella squadra, questa è diversa negli uomini e anche finora. Beh, Nel gioco. Non ci dimentichiamo che gli interpreti della squadra di Zeman adesso sono tre punti cardine della nazionale maggiore, quindi voglio dire, la differenza è sicuramente quella che dici tu, cioè, mi piace vedere certi giovani che ancora adesso non abbiamo visto bene, ho visto Palazzi, l'avevamo visto pochissimo, Mancuso l'avevamo visto pochissimo, insomma ci sono dei ragazzi che vanno, secondo me, sono destinati a una crescita importante, però il ritmo così compassato della squadra in generale così mi lascia un pochettino perplesso per quelle che sono, diciamo, le squadre che allena di solito il mister Zeman. Ogni valutazione risponderà sempre Andrea Gessa, perché anche certo, lui beh, sa, e lo ha detto anche Zeman negli spogliatoi, che state lavorando proprio per arrivare a un livello di gioco più vicino alle idee del mister, o no? Beh, sicuramente sì, è sotto gli occhi di tutti che ancora certi meccanismi, e il mister stesso lo afferma, quindi non siano ancora ben rodati, però bisogna ricordare che anche quell'anno che ci vide protagonisti, le prime giornate non era certamente un Pescara alla Zeman, quindi voglio dire, serve tempo, serve pazienza e cercare di dare fiducia a questi ragazzi che in fin dei conti dobbiamo anche renderci conto che abbiamo incontrato in nove partite cinque squadre che sono dentro i playoff in realtà, perché anche il Cittadella c'ha 13 punti come noi, quindi, e abbiamo fatto due trasferte molto difficili come Parma e Salerno, quindi aggiungiamoci anche Cremone e Carpi, che non sono campi facili comunque. Assolutamente, quindi questo per affermare il fatto che bisogna essere sì critici, però bisogna anche avere fiducia, perché in realtà quello che è stato fatto è comunque buono. Vi trovate pienamente d'accordo con queste idee? Iniziamo da Riccardo Clinco. Sì. Antonio, ti ho lasciato per ultimo questa sera. Riassumo. Esatto. È una vittoria che ci voleva. No, sulle valutazioni fatte. Sì, sono d'accordo, è una squadra giovane, una squadra che ha, secondo a mio avviso, una grande potenzialità. Devono ancora amalgamare, devono ancora forse capire i meccanismi di Zeman, però devo dire che ad esempio la fase difensiva in questa partita a me è piaciuto più che in altre. Ho notato che è vero che forse a livello offensivo siamo un po' carenti,
e infatti facciamo anche pochi gol. Tu sei tra quelli che apprezza la fase difensiva? Sì, perché secondo me dipende, cioè ci sono delle partite dove secondo me devi attaccare, ci sono delle partite che magari l'avversario non te lo permette, devi anche saperti difendere, dipende sempre chi hai di fronte. Le partite non sono tutte uguali, tu sai che io amo gli allenatori che sanno cambiare in le carte a secondo di quello che trovano davanti e non quelli che sono, io li chiamo ottusi in senso buono, e che hanno questo modo, e questo modo deve essere per forza. Ci sono anche delle partite dove tu puoi anche cambiare, e vedo che Zeman secondo me, anche se lo maschera, ma sta maturando, è un ragazzo che sta crescendo, Zeman. Ma per volontà sua, Gessa, oppure perché ancora non funziona qualcosina? Ma anche per volontà sua. È comunque indubbio che anche rispetto a quello che era il nostro sistema abbia un'attenzione particolare anche nella fase difensiva. Detto questo, rimane la sua indole, cioè preferisce comunque farne uno di più e prenderne magari 5, ecco, piuttosto che vincere 1-0. Francesco. D'accordo, e riflettevo sulle dichiarazioni ieri di Zeman, quando tra le tante praticamente fa capire come la pensa Zeman, anche se, tra parentesi, secondo me tante volte si diverte, tra virgolette, nel fare certe dichiarazioni quasi a voler provocare, come posso dire, quasi a voler scherzare, mettiamola così, con gli interlocutori del momento. Quando ha detto che nota che quando si entra in possesso di palla e si cerca di concludere al meglio, di impostare, di concludere al meglio la fase offensiva, lui ha come la sensazione che i giocatori hanno paura nel momento di possesso palla, perdi. Ma questo può essere vero, soprattutto la luce anche delle ultime rimonte che esatto, ci sono state. Se sei sbilanciato in avanti, e quindi magari inconsciamente qualche giocatore può essere frenato, ma qui stiamo disquisendo, se continuiamo a disquisire da agosto fino a marzo, quando magari ci sarà una bella cavalcata, un gioco offensivo. Cioè, quindi gioco... ti piace questo Zeman un po' frenato per volontà sua, della squadra, però? Sì, ma io no. Credo che sia frenato anche per le caratteristiche dei giocatori. Non credo che Zeman. Intanto rivediamo la stazione che è stupenda, l'azione, esatto, del gol, veramente... che di colpo Zeman sia diventato una, ossia rimproverato tra virgolette per una carriera intera che ha sempre curato poco la fase difensiva e molto di più la fase offensiva, ossia di possesso palle. Qui abbiamo uno che già è stato al suo servizio. Adesso di colpo Zeman lavori più sulla fase difensiva che quella offensiva. Zeman secondo me lavora allo stesso modo, è talmente bravo e intelligente da capire che forse i giocatori di oggi sono diversi da quelli che aveva ieri, e per ieri intendo gli ultimi 20 anni. Antonio, allora, cosa c'è di, non di vero, cosa c'è di concreto in quello che è stato detto? Perché è vero che questa squadra, come ha detto lo stesso Zeman, probabilmente avverte ancora un po' di paura nel portarsi in avanti. Il miglioramento dove può nascere, quindi? Ma guarda, il miglioramento credo che possa nascere soprattutto nella testa di Zeman. Mi spiego, questa non è più la squadra giovane, non è la prima volta che lo dico, che è stata preparata fino alla fine di agosto, cioè quella è la squadra di giovani in cui tutti, diciamo, gli anziani devono andare via. Dal 31 di agosto in poi resta però sempre la più giovane come, sì, no, ripeto, però adesso l'organico è, sì, diverso da quello ipotizzato in estate, nel senso che alla fine insomma sono stati reinseriti giocatori che non sono delle comparse, voglio dire, parlando di Bovo, di Coda, di Benali, di Brugman, cioè tutti Zampano, tutti i giocatori Mancuso, che all'inizio, anche, cioè, all'inizio dell'avventura di Zeman non facevano parte di questo piano. È chiaro che adesso la situazione è cambiata, e quindi è lì che al di là di quello che può essere la scelta, la volontà del tecnico di imporre comunque il suo gioco, è quello, voglio dire, e in effetti la squadra quella caratteristica ce l'ha lo stesso. Chiaramente la differenza la fanno, secondo me, la fanno anche gli interpreti, perché è ovvio che, insomma, Pescara, come la vedo io in questo momento, ha sicuramente forse un organico
a livello delle prime in assoluto, io parlo dell'organico completo, non dei giovani e dei meno giovani, perché è una squadra in cui ci sono due portieri che sarebbero titolari in qualsiasi squadra di B, ci sono quattro difensori esterni, ci sono sei o sette centrali. Un organico importante. No, importante, nel senso che quindi anche le soluzioni a centrocampo, in attacco, sono sempre tantissime. E quindi, voglio dire, lui adesso deve programmare una squadra, anche tener conto di una squadra che può essere anche diversa. Il fatto che nelle ultime tre partite questa squadra non ha preso gol non è una coincidenza, secondo me è proprio l'interpretazione data dalla squadra in queste partite. Quindi il problema, secondo me, non è tanto quello di continuare a dire sì però, cioè il problema è perché questo in effetti il discorso che fa spesso Zeman dopo partita. Sì, va bene, abbiamo vinto, però non va bene. E l'ha fatto in tutte e tre le trasferte, sì, sì. E sono senza gol. Il problema è invece fare i conti con quella che la completezza è di questo organico, che tiene conto di giocatori che a fine agosto dovevano andare via, che adesso invece sono importanti, sono giocatori di spessore, voglio dire, per cui quindi trovare questa soluzione che sta venendo fuori, probabilmente non è che debba per forza dire voglio la squadra che gioca, cioè, perché le giocate di Zeman le abbiamo viste anche l'esempio, il gol, gol fatto nel secondo tempo è l'espressione di quello che può essere l'idea di gioco del tempo. Però la squadra ha in questo momento una conformazione diversa da quello che lui si aspettava, per cui si sta adeguando lui? Secondo me si deve adeguare lui, perché voglio dire, perché la squadra è questa, l'organico al suo completo è questo, voglio dire, non è che puoi fare delle. Faccio il caso di Benali, cioè Benali non è che può essere un giocatore oggi gioca, domani non gioca, oggi fa 20 minuti. Benali o ci crede o non ci crede, anche perché voglio dire, anche nelle squadre che ha avuto lui in passato, i giovani importanti sono entrati poi gradatamente, gradualmente, nel momento in cui sono cresciuti, perché questa perché è fuori di dubbio che tu non puoi pensare che Capone e Del Sole, che sono dei talenti, possono fare 42 partite a testa, no? Non è una cosa, mentre più normale magari se questo gruppo di, chiamiamoli anziani, di senatori che danno ampie garanzie, possono partire loro e quindi dare questa impronta un po' diversa da quello che pensava il tecnico all'inizio, che però è affidabilissima a mio avviso. Paloccia, sei d'accordo con queste valutazioni? Sì, sono d'accordo, anche perché Antonio un profondo conoscitore della materia. Io quello che vedo strano, l'unica cosa che vedo strana, però Zeman un po' questo ci ha abituati in passato anche, vedo per esempio alcuni calciatori che probabilmente quasi tutti avrebbero scommesso in posizioni diverse nel campo. Cioè, faccio un esempio, vedere Crescenzi in panchina mi lascia un po' perplesso, vedere Brugman che fa la mezzala e non il centrale, tutti quanti magari se l'aspettavano centrale, vedere Benali che fa l'ala e non gioca a centrocampo, a me personalmente sembra un pochino strano. Quindi, però ripeto, Zeman è uno che è qua, cioè, lui che ne è una testimonianza, perché noi eravamo abituati a vederlo giocare sempre alla destra, lo ricordavamo poco fa, invece poi con Zeman è diventato una mezzala. Infatti il nome suo l'ho fatto due puntate fa, ricordando proprio nelle invenzioni tra virgolette di su Brugman ha avuto ragione, perché Brugman da quando sta giocando mezzala sta giocando benissimo. E lui ha sempre detto perché in quel modo è più libero per andare a concludere l'azione offensiva. Brugman gioca bene sia centrale che mezzala. Brugman è bravo, lo sappiamo. Che adesso ci inventiamo Brugman che è una mezzala per forza. Però, aspetta. Forza. No, quello stai dicendo. Sì. No, io non sto dicendo quello. No, io non ho detto quello. Io ho detto che su Brugman si è discusso e su 100 persone, 102 a Pescara dicevano che doveva giocare centrale a centrocampo. Eravamo abituati. Benissimo. Zeman ha sempre detto che lo vede più mezzala, anche perché poi da persona, ripeto, intelligente e anche, secondo me, educata, ha dato anche la spiegazione, perché in quel modo è più libero di andare a proporsi in fase
più offensiva. Però Antonio dice e Bruno, conclusiva. Ma è bravo, quindi no, quello è un altro disco. Oh, santa Madonna, l'italiano lo sapete meglio di me. Brugman è bravo, punto, è assodato. Io sto ricordando la storia di quello che è stato fino adesso 2 mesi, 3 mesi che si è discusso su quello e che Zeman ha spiegato perché secondo lui era meglio da mezzala anche per il gol. Non era una critica, volevo solo dire che lui ci ha abituato in passato a questo. Ricordiamoci gli esordi di Verratti, che faceva la mezza punta, poi è diventato quello che è diventato. Altri giocatori che lui ha trasformato, Capuano, che faceva il terzino sinistro, è diventato un centrale e poi è andato a finire in Serie A. Adesso forse me ne sfugge, vabbè, di lui l'ho già detto. Adesso fa il terzino sinistro. E poi è ritornato a fare il terzino sinistro, però in Serie A ci è andato centrale. Per dire, però voglio dire, che è diventato è diventato ala con lui, cioè ne ha fatte tante. Ha delle buone intuizioni. Sicuramente sì, certo fa strano vedere, a me fa strano vedere Ben Ali nel gioco di Zeman all'ala destra, però io ripeto, a sinistra sì. Giocando no, io quello che, quello anche che, a destra quello che so se io non voglio fare la formazione, io dico che ci sono delle qualità anche perché c'è Crico per fare formazioni, cioè, come qualità, cioè Brugman, noi stiamo a discutere Brugman se è mezzaro centrale, non sta a discutere Ben Ali centrocampista o ala a destra o a sinistra, sono giocatori importanti che vanno considerati per quello che possono essere utili alla squadra, al di là di quello che, dove tu pensi di poterlo fare giocare, cioè, non so se riesco a farmi capire, nel senso che Brugge, per esempio, già l'abbiamo detto l'altra volta, quando Brugge ha giocato centrale è stato secondo me il migliore, no secondo me, se ha detto di tutti ha fatto la partita migliore. Lui ha detto che insomma sì, aveva toccato 115 palloni ma 100 erano inutili, era una cosa, secondo me è una fesseria. Comunque perché lui deve cioè è sempre legato a questo suo percorso ideale che ha in testa, che però secondo me a questo punto e le premesse che ci sono state in questi giorni con il recupero dei vari sono discorsi forse superati, nel senso che devi tener conto di quello che è l'intera rosa e la qualità di questa intera rosa. Brugman gioca, sì, no, ma infatti gioca. Invece è un discorso diverso perché non trova gioca e non gioca spazio, però, quindi, sì, però come dice, lo chiedo anche a Jesse, è un patrimonio tecnico Ben Ali, perché come tutti gli altri è stato tra i pochi a salvarsi anche nel campionato di Serie A, e certo per lui non è una stagione facile, no Andrea? No, non è assolutamente facile, come non lo è per Ganz, che era per quelli che non giocano ovviamente. Per Fiorillo che adesso bravo, volevo proprio arrivare a quello, nel senso che bisogna anche capire i momenti e farsi trovare pronti. Questo che hai detto tu ora, Fiorillo, va elogiato perché insomma nessuno si aspettava, io per primo, questo avvicendamento che c'è stato, e è stato ripagato insomma il mister da un'ottima prestazione di Vincenzo, e poi lui comunica la formazione pochi minuti prima di fare riscaldamento, quindi voglio dire che non è casuale che alcuni giocatori che giocano meno entrano e fanno bene, perché comunque anche Bena ha sempre fatto delle ottime partite anche subentrando, e questo è sintomo di maturazione, di maturità, e anche appunto un elogio al lavoro che sta facendo lo staff. Io volevo dire una cosa buona, sì, cioè io quello che sostengo, io forse tu perché l'hai fatta anche da anziano pure tu, cioè questa non è più la squadra di giovani che sapevamo all'inizio, ora è una squadra diversa, completa nel suo assenso, siccome ci sono 28-29 giocatori, anche è diversa quando, da quando è nata, voglio dire, questa squadra. Anche quando in abbiamo momento. Vinto, non è che eravamo poi giovani, perché esatto, mi ricordo esatto. Quando avete vinto c'era Zanon, Cascione, c'eri tu, c'era Sansovini, c'era Anania, c'erano tutti Bocchetti. I giocatori. Ora invece noi siamo partiti con questa idea, almeno il tecnico è partito con l'avallo della società, di fare questa squadra di giovani, che non teneva conto di metà dell'organico. In questo momento non è più quella squadra, è un altro tipo di squadra con la quale devi fare i conti. Io questo sto sostenendo, solo questo, non è di più. Poi le scelte le fa lui, chiaramente. No?
Ecco, sul fatto che Zeman abbia detto anche negli spogliatoi questa squadra potrebbe avere ancora qualche blocco psicologico, un po' di timore, un po' di paura, è una chiave di lettura che condividete, Riccardo? No, non credo, ormai sono giocatori comunque anche giovani, comunque non sono giovanissimi, ne sono ragazzi, tranne due o tre, sono gente che comunque ha già esperienza. No, io credo che devono solamente amalgamarsi un po' di più e rimanere concentrati. Forse il fatto che sono tanti, perché è una rosa molto ampia, sono bene o male 28-29 giocatori. No, però il fatto della paura, come voglio dire, la storia della paura, secondo me la squadra si è impaurita quando ha beccato l'unico contropiede, che è il salvataggio di Palazzi. Là è stato un contropiede classico, una squadra sbilanciata. Probabilmente se si è impaurita ha avuto pure ragione, voglio dire, secondo me. Sì. Non è, perché quella era una palla gol. Ha paura clamorosa di scoprirsi la squadra. Beh, certo, quando prendi un contropiede di quel tipo, se vi ricordate, se ricordate l'azione. Sì, condivido, ma credo che sia naturale, voglio dire, secondo me. Non è che la squadra si impaurisce. La squadra poi ha reagito, nel senso che al sì, di là di però quella azione, forse è stata più attenta, ti voglio dire. Perché, belle, cioè, perché quel contropiede là è il classico contropiede che spesso le sue squadre hanno preso anche nei momenti più felici. Per esempio, quando tu ti trovi sbilanciato, un lancio lungo e ti ritrovi il giocatore solo davanti alla porta. Sì, ma quindi è possibile. Comunque perché questi contropiedi li prendono tante squadre. Voglio no, dire, quando no, no, quello, di fare quello lì è stato l'unico contropiede che ha fatto il Parma. Chi è che prima, mentre stavo parlando, ha ricordato una cosa giusta. Ingosciamenti, ci può stare anche, secondo me nemmeno tanto ingosciamenti. Non vi dimenticate le rimonte subite. Ma anche quello. Io chiamo in causa un ex giocatore a alti livelli, ossia al di là della casualità di una, due, tre volte o dieci volte, ma ci può stare anche, e al di là del dettame tecnico e tattico dell'allenatore, la paura abbiamo preso una fregatura una volta, due volte, tre volte, hai detto bene tu, prendi gol là, ora non è che stavamo facendo discorsi diversi. Però le valutazioni sono diverse, anche perché si parla anche in funzione del però risultato e poi della prestazione. No, eh? La paura porta sempre negatività. Beh, non è detto, la paura può portare una maggiore attenzione, sì, no, una maggiore applicazione. Cioè, si alza la soglia dell'attenzione, secondo me, che non è sbagliata per una partita. Punto, non lo so che porta la paura, perché la è un paura tipo di paura cosa. Che non lo so, perché in mezzo al campo a quei livelli non ci sono mai stati. Se però la paura Clinco può portare maggiore attenzione, maggiore applicazione, sì, certo, maggiore lucidità. Condivido il fatto dell'inconscio che possa essere sicuramente determinante in alcune situazioni, quando prendi magari due rimonte così eclatanti ti viene da magari pensarci, ecco, in campo che possa riaccadere, però credo che sia anche giusto il fatto che avere paura va bene, però bisogna capire il limite sottile tra avere paura e quindi bloccarsi, oppure esatto, il fatto di giustamente alzare l'attenzione. E qui interviene Zeman con delle dichiarazioni che lì per lì potrebbero può sembrare anche inappropriate, fuori luogo, forzate. Ma ha visto segni di paura in questa squadra anche in altre occasioni o no? Ma oddio, sicuramente psicologicamente è inutile girarci attorno. Il fatto di aver beccato tre recuperi in vantaggio netto sicuramente qualche cosa in più la danno. Io a volte ho la sensazione, io credo che sia sempre un po' una sensazione di uomini, degli uomini che lui c'ha a disposizione. Per esempio, secondo me il suo centrocampo, il centrocampo del Pescara adesso, probabilmente, se dovessi estremizzare il termine, direi non è il centrocampo di Zeman. Nel senso che secondo me c'ha forse troppi giocatori un po' compassati dal passo, e quindi Brugman, Canutè, Valzania, eccetera, non c'ha tanti giocatori di ripartenza, eccetera. Quindi probabilmente anche Palazzi ha fatto una buona partita, no? Sì, sì, Palazzi, sì, un'ottima partita. È la prima che fai, giustamente a un certo punto è stato anche sostituito perché probabilmente non ce l'aveva i 90 minuti nelle gambe. Però secondo me c'è qualcosa che mi dà l'idea che questo freno sia, come dire,
naturale per alcuni giocatori. Non lo so se Andrea, che tecnicamente sicuramente ne capisce più di me, ha qualche idea diversa. Passo con passato. Vedo dei centrocampisti col passo un po', per cui la squadra sembra un pochettino più contenuta. Sentiamo Gessa, poi vengo da te, Riccardo. Ma da un certo punto di vista posso anche essere d'accordo con te, però io credo che Palazzi non sia un giocatore compassato, come hai detto. Credo che appunto possa essere magari possano avere caratteristiche differenti, però in fin dei conti io credo che al centrocampo lui chieda di cambiare il fronte del gioco principalmente, non di ripartire. Per ripartire lui ha le ali, ha i terzini. Ecco, ritenete che sia ancora il centrocampo il reparto da scoprire in maniera quasi definitiva? Perché in linea di massima nel pacchetto difensivo in avanti le idee sono più chiare. A centrocampo forse ci si deve lavorare di più. Parlo della scelta degli uomini. Riccardo. Forse sì. Forse sì, anche e soprattutto delle ultime gare, dove a me la difesa è piaciuta, al di là di quell'episodio che eravamo un po' sbilanciati in avanti. Sì, perché e comunque sono giocatori non compassati, ma forse un po' lenti, un po' macchinosi. Ma per me, non perché lo sono, è perché non hanno ancora quell'ingranaggio, quella fluidità che poi ti viene giocando. Secondo me pensano ancora, sono in posizione, Zemo vuole questo qua, passo la palla, cioè non c'è ancora quella che viene, studio, no? Esatto, quella che poi viene giocando, cioè dicono anche più giochi, più ti conosci e più la palla gira in maniera così più organica. Poi ti voglio aggiungere anche un'altra cosa sul centrocampo, è vero. E forse qualche volta in qualche partita, soprattutto in quelle che hanno recuperato, non ha fatto molto filtro. Però devo dire che nelle ultime gare il centrocampo è stato più attento. Cioè, al di là che Brugman ha giocato in mezzo, ha giocato sulla fascia, il centrocampo era attento. Non abbiamo rischiato poi tanto. Anzi, se nelle prime gare la squadra era un po' più lunga, io la vedo più... cioè, con le giornate la vedo più concentrata. Io ritengo che... Non lo so. Io sì, io la vedo... Però, sai che te non siamo mai d'accordo. No, a volte dico una cosa sola. Nove partite, nove formazioni diverse. Cioè, come fai a fare il discorso che fai tu? Che la squadra cresce, si amalgama... Cioè, il centrocampo è sempre cambiato, voglio dire. Perché adesso Palazzi è la prima volta che gioca. Prima c'era Proietti, poi Brugman una volta centrale, una volta mezzale, poi Koulibaly che esce, non poteva uscire. Quindi perché era l'unico che marcava. Che su quel settore sta lavorando di più? Sì, sta lavorando di più, però deve fare delle scelte, voglio dire. Le partite, perché... un inserimento stabile che io condivido appieno è il ruolo di Canutè. Canutè in quel posto lì, secondo me, si esprime al meglio. Quello che inizialmente noi avremmo assegnato quasi tutti a Brugman, no? Almeno in estate. Adesso quel ruolo lì che c'ha Canutè mi sembra proprio... Però permettimi, non vedo tutto questo, cioè, stupore, dico la verità, perché è un inizio di campionato, è normale anche che uno debba provare delle situazioni differenti a seconda delle cose. Io mi ricordo, non sempre per ritornare ai soliti discorsi, però mi ricordo che in quel centrocampo famoso iniziò Togni al posto di Marco e poi io mi spesso magari mi sostituivo con Coné piuttosto che poi è andato Nielsen, insomma. Sì. E anche tutti questi però giocatori di basso. Però una base dopo c'era, si può arrivare a questo momento, no? C'era una base, però all'inizio una base c'era, voglio dire, cioè scambiava, che il momento in cui poi ha rinunciato a te ha messo no, con... ma anche no, ti voglio dire, l'unico che forse non è mai cambiato è Cascione, come può essere Brugman, certo. Perché è sempre rimasto tale, ma il resto bene. Quindi o male, si arriverà, come è successo anche cinque anni fa, arriverà a un... e soprattutto a centrocampo ci sono tante scelte. Ma difatti Henry, io quello che sto sostenendo è quello che questa squadra ha bisogno di trovare un assetto definitivo, che poi ritocchi, una volta gioca Cone come era allora, una volta Nice, però c'è quell'assetto che questa volta non c'ha. Io per esempio la novità vera, bella, che mi è piaciuta
è stato l'esordio vero di Juan Cruz. A me questo giocatore è piaciuto tanto. Un giocatore che può diventare fondamentale. Sì, non solo, mi è sembrato pure che con lui in campo, insomma, almeno l'ultima partita, abbia giocato in maniera diversa Pettinari, perché abbiamo visto Pettinari che prima era lui a andare sugli spazi, questa volta è stato lui a fare lo spazio agli altri. Se rivedete la partita, Pettinari si è sbattuto per tutti i fronti d'attacco, cioè, mentre prima Maregare ha finalizzato. Ecco, una partita come quella di Pettinari l'ho giudicata positivamente. Secondo me sì, ma soprattutto per la presenza, a mio avviso, di Mancuso, che secondo me è un giocatore molto interessante anche per il tipo di gioco che ha Zeman. Francesco, sei d'accordo? Molto. Pettinari, Mancuso. Pettinari secondo me ieri ha giocato... Ha fatto bene, giocato bene al servizio della squadra. Legno. E Mancuso è il giocatore. È normale che poi tutti si domandano perché non gioca il solito tormentone, perché non gioca Ganz. Ma se, Pettinari... ma se non ci fosse Ganz, non ci fosse qualche altro giocatore, non staremmo forse a discutere tutti quanti, non solo noi, tutti in giro, tutta Pescara. Ma se si fa male Pettinari, chi è il rincalzo? La rosa è corta, il lenzuolo è corto, il calzino è strappato. Una squadra che vuole. Non l'avremmo detto. Non l'avremmo sono detto. Sono 30 giocatori, dai, perché no, diciamo queste cose? Fermate, io ti sto dicendo. Sì, per... ci sta ancora fermi la sai che si parla di Ganz perché è stato di Ganz, esatto, perché è stato quello che perché è perché costato, un fior di gioco però è una rosa di 23-24 giocatori credo che sia il minimo, che poi magari ce ne stanno quei 3-4 in più, va bene, stanno lì, si allenano, non è un problema, io no, credo in B 23-24 non basta. Non bastano in B? Allora vieni, Riccardo, a confermare. Vieni a nozze da me, se 23-24 non bastano, ce ne vogliono 27-28, mo ce ne staranno 30, no. Due o tre di più? No, digli quanto eravate l'anno che avete vinto. Vabbè, ma lo vedi che cadi pure 23, tu sempre 24. Nell'errore di fare no, il paragone no, con 5 anni no, fa? No, nel senso che tu, lui, l'allenatore Zeman, ha sempre fatto questo, cioè la sua squadra, la porta avanti e poi avanti con quelle sono i cambi, una volta l'altro, cioè questa cosa qua adesso non c'è ancora, voglio dire, non ci sta, capisci? Questo ti sto dicendo, quest'anno forse ma lo deve fare, esatto, deve per fare. Caratteristiche anche dei giocatori, perché per se ne trova un organico che non lui non aveva previsto, chiaro, no? Mi sembra evidente, e ne può ignorare, perché quando tu c'hai, però Antonio, su questo fatto dell'organico facciamo anche un po' di chiarezza, perché continuiamo noi a dire che non sono giocatori che lui non ha voluto, ma quanti giocatori non sono arrivati che lui voleva? Vido, Pessina e forse Di Marco. No, vabbè, sono tutti giovani, dai, Van Austen, esatto, che sono arrivati. Anche. Cioè il problema era quello, perché l'idea era di fare una squadra completamente giovane, l'idea sua, che la società in effetti all'inizio ha cercato di sposare, poi il mercato ti dà altre soluzioni, sì, per comunque, cui adesso è un altro tipo di squadra. Permettetemi di dire che non è così, cioè il mister ha chiesto precisamente, te lo dico perché ero presente, 28 giocatori, in questo momento siamo 29, neanche 30. Il discorso principale è che il mercato, non sono io che devo dirlo sicuramente, però sono qua in rappresentanza della società e non posso tacere quando si dice si è ritrovato dei giocatori, qui non ci si è ritrovato nulla, qui è stato tutto condiviso e ma ciò che è stato, fine, scusa, è stato richiesto è stato fatto, sì, cioè, ma alla non fine, è che, perché all'inizio non credo che i giocatori che disse lui non erano quelli, alcuni di questi non erano previsti in questo organico, cioè, altrimenti ma parli degli anziani che sono rimasti, ma certo, degli anziani che sì, sono rimasti così, no, al posto di questi anziani arrivati. Sarebbero stati 28 ma con altri giovani, che ne so, Van Austen dell'Inter, dell'Atalanta, voglio ma dire, ci sarebbe voluto sarebbe lo stesso il tempo 28, per, e magari pure con i giocatori invece di quelli che dici tu che voleva Zeman, se tu ti prendi i giocatori sui quali credi e invece ti ritrovi giocatori che secondo te non sono utili al tuo progetto, però il mercato è diverso, capisci? Il è mercato diverso. Non è che sì, però magari io voglio un giocatore e lo vado a prendere o che altro, per forza di cose ci sono anche delle trattative che non vanno in porto per un sto motivo dicendo per quello, sto dicendo e che quindi sì, in modo insieme si decide, certo, che meglio tenerci quelli che abbiamo piuttosto che andare a prendere
qualcuno che in quel momento non possiamo credere. Benissimo, solo che questa decisione è stata presa dopo il 31 agosto, mica è stata presa il 15 luglio, da un punto di vista pratico, in fondo, quello perché che giocavano Zampano, Benali, il settore Bruno, più incriminato è, diciamo, è quello della difesa, perché è lì che abbiamo la maggior concentrazione di giocatori della vecchia squadra, chiamiamolo così, cioè i vari Zampano, Crescenzi, Bovo, Coda, Fornasier, sono tutti giocatori che noi avevamo già l'anno scorso. Campagnaro, quindi il settore, diciamo, incriminato sarebbe quello, punto di domanda. Ma perché settore, sugli altri settori, settore incriminato? No, incriminati sul fatto dei giocatori che lui voleva togliere e che invece non sono stati tolti. Io non c'è colore, no, forse, ma forse Antonio si riferisce più a Benali. Io sto dicendo un'altra cosa, ragazzi, che secondo me, già l'ho detto prima, lo ripeto, questo è un organico che fa paura nel suo insieme per la Serie B. Parliamo di Zeman, ovviamente, per Però se stiamo sempre a parlare di quello che voleva Zeman, quello che si è trovata, cioè, siamo fuori tema, secondo me, perché la squadra è questa. La squadra è questa, noi la vediamo e la vede pure lui. Veramente tu hai cacciato di nuovo l'argomento che questa squadra si è completata e formata dopo la chiusura del mercato. Il replay di quello che abbiamo detto prima, io ho risposto a una cosa che aveva detto lui, cioè di che stiamo a parlare? No, ti dico un'altra cosa, anche sempre ritornare, però mi riguarda personalmente. Inizialmente non dovevo far parte della squadra che ha vinto il campionato, poi lui, vedendomi, non lo so, per caratteristiche, per dedizione al lavoro, per attaccamento alla maglia, non lo so, ha visto qualcosa e ha detto: Gesso non si muove di qua, perché non lo possa aver fatto anche quest'anno con i vari giocatori di cui tu parli e che inizialmente aveva magari un'idea. Io ti sto parlando. Dopo si è reso conto che dopo il 31 agosto. Dopo il 31 agosto, vai a vedere le presenze e dopo te ne rendi conto. Dopo il 31 agosto, perché Zampano sta sul mercato fino al 31 agosto. Brugman si cercava pure lui di vedere, voglio dire, ma io stiamo a parlare tra l'altro. Però questi stanno giocando, forse il problema io è più sto dicendo Benali, che mica è stato un errore, voglio dire. Il problema è tenerne conto adesso, tenerne conto che comunque ci stanno e hanno. Cioè, se tu trovi sempre con la puzza sotto al naso, però quello non è un giocatore zemaniano, siamo fuori tema, vuol dire, perché nemmeno lui all'epoca poteva essere, lui o Sansovini potevano essere giocatori zemaniani, però lo sono diventati. Non ci sono giocatori zemaniani, non c'è un problema, no? Sì, il giocatore zemaniano, questa invenzione, il prototipo giocatore zemaniano che non si sa come nasce, qual è il DNA, cioè voglio dire, a me sembra una fesseria, sono giocatori che sanno giocare, che hanno qualità, che hanno esperienza e tutto il resto, e quelli sono, possono andare con Zeman, bene, no, con sai Zeman perché e anche fatto con Rumignani. Perché uno che ci segue da casa può pensare Zeman sta allenando una squadra che non voleva. In cioè, parte non è proprio così, no, perché non deve passare questo. No, non deve passare, perché è passato anche il messaggio che Ganz non l'ha voluto lui. No, ma Ganz... io sto parlando degli anziani, di quelli che stavano sul mercato. Noi parliamo degli arrivi, quelli gli arrivi sono quelli, ma gli si è mancato qualche arrivo giovane, ripeto, che aveva segnalato, che è tutto da vedere pure quello, perché Van Aanholt, che è il difensore centrale della primavera dell'Inter, che voleva benissimo, però era comunque un giovane. Sì, non sta giocando nemmeno alla Spezia. No, ma sì, ho capito, era un'idea quella lì, però attualmente, ripeto, questo è un organico. Ma è vero che lui ha incontrato le difficoltà con gli anziani che sono rimasti e che deve digerire, perché non facevano parte del progetto? Ma adesso se vogliamo dirla proprio tutta, anche Pettinari, allora inizialmente poteva essere un giocatore che lui poteva volere, o sbaglio? In campo ha dimostrato che è un giocatore che invece e ha lasciato in panchina il giocatore per la quale la società ha speso soldi. Riccardo, velocemente, se è un pensiero veloce, se no andiamo in pubblicità e poi ripetere. Velocissimamente, considerate che c'è anche il mercato di gennaio. Il mercato di gennaio. Io spero faccio un esempio e non voglio dire che è il caso, prendo un nome come esempio. Se Benali non gioca, non trova spazio, magari a gennaio sta giocando a spizzichi e scusa, allora troviamo giocando, un altro nome, dai. Sapevo che è un esempio. Se un giocatore, lascia stare Benali, non gioca e non era nei programmi di Zeman, può essere che a gennaio, se gioca qualche spezzone di partita, può anche andare via.
se non... Eh sì. È un discorso strano. Ma non è un discorso no, strano. No, perché voglio dire, Benaglio dove stava sul mercato fino al 31 di agosto, non è partito, perché mo a gennaio allora può partire? Fai? No, a gennaio ce ne dobbiamo scordare, io questo sostengo, questa squadra ha un organico che per la Serie B è eccezionale, quindi se stiamo a pensare adesso a quello come ritoccarla a gennaio, no, stiamo fuori di testa. Ma poi chi l'ha detto che vuole andare via? Scusa, quelli che sono rimasti sono rimasti tutti, esatto, a gennaio fatemi tutti volentieri. Si tratta rimasti, solo, là ci sta, l'allenatore decide lui. Dicendo questo. Sto dicendo solo che deve lasciare la decisione su alcuni giocatori che secondo lui fino a questo momento... Cioè, è sempre un po' restio a considerarli per come lo vuole lui. Può darsi pure quel giocatore, come lo vuole lui, non lo sarà mai, che però è utile lo stesso. Tutto qua, io solo questo dicevo. Ci fermiamo solo due minuti e rientriamo. Andrea, ci sono novità dai posticipi? Allora, vi dico che a Verona è finito il primo tempo tra Verona e Benevento 0-0, ma il Benevento è in 10 uomini, è stato espulso Antei, rosso diretto per un fallo ai danni dell'ex biancazzurro Balotti. Si gioca da 10 minuti a Chiavari, nella ripresa sempre Entella 0, Empoli 2, l'Entella sta premendo tanto ma non riesce a segnare. A te. Bene, torneremo fra due minuti in studio, tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 50 minuti, vorrei ripartire da Andrea Gessa, però in regia mi dicono che c'è Enrico. Una novità dei posticipi, Andrea? Esatto, siamo stati un po' profetici, abbiamo chiamato il gol della Virtus Entella che è arrivato nel corso della pubblicità, rete di Lamantia al 13° della ripresa, dunque Virtus Entella 1, Empoli 2, a te. Quanto manca? Manca a questo punto mezz'ora scarsa più recupero. Andrea, dal primo Zeman di Pescara. Per me non è cambiato nel suo modo di essere, di fare, nell'ambizione, nella dedizione al lavoro. Non è cambiato, è uno... Motivazioni sempre uguali. Sì, è un leader che ha sempre la stessa voglia di fare, di primeggiare e di far divertire. Questo è quello che io ho ritrovato. In una veste differente. Enrico, pareggio dell'Entella con De Luca in questo momento, dunque 2-2 a Chiavari. No. Per Vivarini, per quello, Lembri che me ne frega, però Vivarini c'ha un retropensiero. Ah, c'è una specie di maledizione per le squadre che dicono se oggi vincono vanno prima in classifica. Ieri l'Avellino. Esatto, l'Avellino dopo. Se vinceva stava 2-0. L'hai conosciuto anche in una veste diversa, però. In una veste differente che appunto mi ha fatto ulteriormente. Piacere e mi ha aumentato la stima nei suoi confronti, perché è veramente una persona simpatica, alla mano, anche nelle problematiche che incontriamo nell'organizzazione di alcune situazioni, è uno che è sempre disposto a venire incontro alle esigenze mie, magari di alcuni errori che posso commettere, della società per alcune cose. Non è uno che ha pretese, nonostante il suo grande nome, è una persona molto, molto semplice, molto, dalla quale credo di imparare ulteriormente, come ho imparato. Prego, Francesco. È cambiato molto il rapporto tuo con Zeman? Sì. Ruoli diversi da parte tua, ovviamente. Sì, tantissimo, ma credo che più che altro sia cambiato il mio modo di approcciare con lui. Mentre prima, come ho già detto anche in alcune interviste che ho fatto in qualche giornale, mentre prima magari da giocatore sei più concentrato sul tuo obiettivo, no? sul fattore di giocare, di dover dimostrare, di magari del contratto, della preoccupazione del rinnovo, piuttosto che la partita più, la partita meno, eccetera. Ora magari sei più concentrato su altre cose, sul bene appunto societario della squadra, e trovi in lui una spalla, e questo per me è stato importante. Paloscia dalle tribune ha notato uno Zeman diverso? No, se non quello che diceva all'inizio, che insomma sembra, ancora non sembra la sua squadra. Ma perché dico questo? Io l'ho detto perché noi, come diceva Andrea, noi eravamo abituati a un altro tipo di ritmo. Io penso che ancora non ci arrivi, come diceva pure Andrea prima, siamo ancora in prime giornate. Io credo che per vedere la sua squadra con i suoi carichi di lavoro, che notoriamente sono pesanti, i famosi gradoni, eccetera, tutte queste cose che noi sappiamo, eccetera,
credo che questa squadra anche atleticamente probabilmente deve ancora far vedere quello che è il lavoro di Zeman in estate e nel periodo immediatamente posto. Antonio, devo farla anche a te questa domanda, perché non l'ho mai fatto in queste puntate. No, credo che almeno l'approccio è stato questo. Togliamo la sua esperienza della passata stagione, ecco, anche nel rapporto con la società. Tu che rapporto vedi fra Zeman e la società? Non lo chiedo a Gessa, perché secondo me è molto chiaro, nel senso che, voglio dire, lui è stato chiaro dall'inizio che voleva quel tipo di squadra, la società ha fatto di tutto per accontentarlo, per cui credo che ci sia unità di intenti, voglio dire, anche nelle scelte che sono state fatte sul mercato, credo che voglio dire, cioè, mi sembra sempre di Gans non è che si è inventata la società, è stato concordato tra di loro che Gans doveva essere l'elemento giusto, se lui non ha ancora sentito nel progetto è un problema ovviamente anche del giocatore, insomma, che deve. Però sotto questo aspetto no, anche come partito, voglio dire, noi all'inizio abbiamo subito detto in maggioranza, ecco la squadra di Zeman, la partita col Foggia aveva comunque illuso che già il lavoro fosse già quasi pronto, mentre invece poi, per quello io ripeto spesso che poi questa squadra è cambiata per forza di cose, perché le squadre le fanno i giocatori, voglio dire, al di là di tutto, le caratteristiche, se uno ha esperienza, un altro giovane, voglio dire, è un discorso complesso per il quale a mio avviso si è partiti con un po' di ritardo rispetto a quelle che potrebbero essere premesse di partenza, insomma, perché voglio dire, quell'anno lì, se torniamo lì c'erano idee chiare anche sulla formazione di quell'organico nel suo insieme. Adesso è stato costruito. Una storia completamente diversa. Esatto, quindi, no? Sono storie molto diverse, sì. E questo è un organico, appunto. Sì, io però, ripeto, siete d'accordo un po' tutti che facendo, purtroppo, paragone sempre con quel Pescara, è assurdo, no. Ci si ritrova sempre con non ha senso, non un ha discorso privo di fondamento, detto pure, no? Il professore, insomma, vuol dire, là c'erano dei fenomeni, purtroppo è così. Ma è un discorso diverso, però è diverso secondo me, a mio avviso, soprattutto perché quella volta l'organico è stato costruito in tempo reale, voglio dire, e man mano poi qualche ritocco, se arriva l'arrivo di Nielsen, che è arrivato, se vi ricordate, è arrivato, è stato 2 mesi a fare apprendistato e poi è entrato in formazione. Questa volta l'organico invece è stato praticamente costruito a corso d'opera, perché fino al 31 agosto era una cosa, dal 31 agosto in poi era tutta un'altra cosa, ma ripeto, è venuto fuori un organico importante, cioè questa è la premessa dalla quale non dobbiamo prescindere, che questa non è una squadra improvvisata, un organico, è un organico forte nel suo insieme, si tratta di tirar fuori il meglio da questo tipo di organico. Riccardo, a livello ambientale invece, il tifoso la sente sua questa squadra, a parte quelli che seguono sempre le trasferte, quindi probabilmente hanno più delle altre essere etichettati non come veri tifosi, non perché gli altri non lo siano, però chi si sobbarca chilometri e chilometri ha un livello più eccelso, no? Come tifoso. Tu sai che il mio applauso va sempre a quei tifosi, sono sempre tanti che seguono la squadra in qualsiasi condizione, ovunque, e questi sono un gruppo di amici che ogni volta prendono, vanno e seguono la squadra. Io, mentre andavano, gli ho stretto siete il 12° uomo in campo, perché c'è questo gruppetto di questo pulmino che poi a seconda della trasferta diventa un pullman, diventano 2 pullman, diventano 3 pullman, a seconda quanti sono, che vanno sempre. E il rapporto a tifoseria è sempre molto legato ai risultati. Se tu fai infili 2 vittorie, vedi che ci sono più spettatori, c'è più entusiasmo. Poi c'è la frangia che ad esempio contesta il presidente, che però se vince il Pescara si dimentica di contestare il presidente. È un po' un gioco delle parti. Però anche su Zeman erano un po' divisi, no? Sì, ma su Zeman, ma vedi, il tifoso dipende sempre dai risultati. No, anche dal precedente. Ma sì, dal precedente, però che c'è stato, è ovvio, sì, che poi da quel divorzio è venuta fuori una stagione allucinante, insomma, voglio dire. Però quel gruppo che tu vedi sempre in trasferta è lo stesso gruppo che comunque va. Cioè, sì. Pure se sa che perde 5-0, loro vanno, perché Pescara c'ha questo zoccolo duro
di tifosi che, a prescindere dal risultato e da chi è l'allenatore o anche di chi è il presidente, perché pure se il presidente lo contestano, però vanno, voglio dire. Qui c'è quel gruppo lì, poi il resto, c'ha ragione Enrico, è tutto molto legato sia al risultato sia ai precedenti. C'era un po' di dualismo, cioè, avvertite questo clima un po' più difficile rispetto a 5 anni fa? Ma c'è sempre in tribuna, quindi. Sì, ma insomma io relativamente, cioè io credo che la piazza di Pescara in generale sia legata a Zeman, anche se magari qualcuno non ha dimenticato quella specie, fra virgolette, abbandono che c'è stato al momento in cui siamo andati in Serie A, però tutto sommato la piazza è legata. E poi è chiaro, inutile dirlo Henry, i risultati fanno pubblico, eccetera, cioè poi alcune partite sono di cartello perché magari c'è una rivalità con la tifoseria, ricordiamoci lo stadio col Foggia e ricordiamoci sabato contro Avellino, e ricordiamoci lo stadio col Cittadella, cioè ci sono delle partite che, con tutto il rispetto per l'amor di Dio, tanto per il Foggia quanto per il Cittadella, però sicuramente ci sono partite di richiamo, più derby fra virgolette, perché poi derby mi immagino che sarà un pienone anche con l'Ascoli, col Bari, con tutte queste squadre qua, e che cose che in Serie A invece era un po' magari diverso, perché quando i risultati sono andati scemando poi. E lui, mister, come accetta queste valutazioni non totalmente dalla sua parte a livello ambientale? Ma lui va sempre dritto per la sua strada, ha detto sinceramente non credo che gli spostino nulla, ecco. È chiaro poi che gli faccia piacere il fatto di essere apprezzato, e lui credo che sia ritornato qua per poter recuperare anche quella frangia di tifosi che appunto... Poi io sono convinto di una cosa, che magari al bar o tra gli amici magari qualcuno lo contesta, poi se lo trova davanti dice grande mister, perché poi è così, no? Tu poi magari per nessuno va da Zeman a dirgli no, io penso che lei doveva far giocare uno piuttosto dell'altro, sono cose che no, ma comunque credo che lui l'abbia detto anche quando è tornato, no, sono in debito con questa piazza, perché lui in fondo credo voglia appunto recuperare quella frangia che gli ha voltato un po' le spalle, appunto poter recuperare quel rapporto. Bene, pubblicità e poi parleremo di Pescara Avellino, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis,
085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:05 minuti, rientriamo in diretta, nuovamente in regia Andrea Costantini per gli aggiornamenti sui posticipi. Allora, mi dicono che Costantini è impegnato perché ci ha proposto Enrico. Un collegamento. Ci sono novità sì, sui punti? Il collegamento è pronto, intanto ti confermo che a Chiavari il punteggio è sempre di 2-2 tra Virtus Entella ed Empoli, mentre in Serie A sempre 0-0 tra Verona e Benevento. A te. Bene, ora ci proiettiamo verso la sfida di sabato con l'Avellino, partita di cartello all'Adriatico, e abbiamo il piacere di presentarla subito con un personaggio che ha fatto anche la storia dell'Avellino, ha fatto la storia del Pescara, parliamo del direttore generale Pierpaolo Marino. Buonasera direttore. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Ben risentito direttore. Allora, intanto il saluto dallo studio di Antonio De Leonardis, di Francesco Saluti. Francesco, di Andrea Gessa, del professor Paloscia, tutti amici di sì. Marino, che ovviamente a Pescara ha lasciato un ottimo ricordo. Ecco, un abbraccio a tutti. C'è subito Antonio De Leonardis, con il quale ha lavorato per anni e anni, il baffo di Pescara, eh? Ciao Pierpaolo. Ciao Totò, come stai? Mi fa piacere risentirti. Bene, bene. Anche a me. Come anche penso a me. Pure tu, insomma. Sì, si combatte, si combatte. Sì, esatto, non molli, non molli, è una cosa che mi fa molto piacere. Pierpaolo, io te voglio chiedere, come la vedi come questa sfida tra le due città, diciamo, perché anche Pescara è una tua città, come Avellino, insomma, come la vivi, anche da tecnico, voglio dire. No, è una sfida che non passa inosservata per me, chiaramente. Sono tanti ricordi, tutti belli questi ricordi, sia legati ad Avellino che a Pescara. Ad Avellino sono stato addirittura presidente per 3 anni del club, esatto. Quindi un ottimo ricordo. Poi a Pescara con Scibilia è stata una parentesi bellissima, con un ricordo straordinario del commendatore, della città, dell'entusiasmo di quella promozione con Galeone. E quindi sarà una partita da vedere. Certo, il momento del Pescara, dopo la clamorosa, direi bella vittoria di Parma, è molto migliore del momento soprattutto psicologico dell'Avellino, che dal vincere un derby sentitissimo per 2-0 a mezz'ora dalla fine si è ritrovata a perderlo, quindi è stata una ferita che è ancora aperta e sanguina, quindi diciamo che da un punto di vista psicologico sta molto meglio il Pescara nell'approccio a questa partita, però l'Avellino deve riscattarsi e quindi potrebbe starci che pianti una partita di orgoglio, di reazione. Poi non dimentico che c'è anche un allenatore che è ex dell'Avellino, Zeman. Ecco direttore, come valuta il Pescara di Zeman, soprattutto il lavoro di Zeman? Lo valuto molto bene, è un allenatore che nonostante l'età sta dimostrando, io ne ero certo, che può dare ancora tantissimo, e poi c'è un ragazzino che
Io ho visto crescere a Bergamo con l'Atalanta, che è Capone, che mi è molto caro, anche perché ha origini meridionali, anche se è cresciuto nell'Atalanta, che è un giocatore che Zeman sta valorizzando al meglio. No, di Zeman non posso che dire bene, perché ho visto giocare il Pescara quest'anno e le caratteristiche sono quelle. Poi si sa che magari per portare a casa a volte dei risultati con un parziale 2-0 fai fatica, però a Parma ho visto una squadra utilitaristica anche, quindi io credo che il Pescara se la lotti quest'anno per andare in Serie A. Come mai le strade di Marino e di Zeman non si sono mai incontrate? Ah, per casualità, credo, perché io non è che sono state squadre importanti, però la maggior parte dei miei campionati l'ho fatti con squadre anche di Serie A, con squadre che dovevano valorizzare giovani, stare attenti al bilancio, e Zeman è uno che con poco fa molto, quindi io non mi sarebbe piaciuto molto averlo, perché sicuramente avremmo fatto belle plusvalenze con lui. Professor Paloscia, che ricordo ha di Pierpaolo Marino? Beh, non so se lui si ricorderà di me, io a quei tempi facevo il medico della primavera, abbiamo lavorato un periodo insieme, un bel ricordo. Non mi ricordo. Mi ricordo tutto. Da direttore generale non posso dimenticare i collaboratori. Beh, è stato un bel periodo, poi quello era il periodo appunto di Giovanni Galeone, quindi insomma il Pescara che entusiasmava, che vinceva, è stato un bellissimo periodo. Direttore Marino, qui in studio abbiamo il giovane team manager del Pescara Andrea Gessa, anche ex calciatore, dall'alto della sua esperienza, ecco, che consiglio può dare a Gessa per la sua carriera? Ma intanto lo saluto. Buonasera, direttore. Buonasera. Niente, ti faccio un grande in bocca al lupo e ti consiglio di seguire quelle che sono le ispirazioni del tuo talento, insomma, quindi di saper scegliere la strada che asseconda quella che è la cosa che ti piace di più e che in cui ti senti più forte. Il mestiere del direttore sportivo è un mestiere che io ritengo in involuzione alla luce del grande peso che stanno acquistando intermediari, agenti. Non so, in questo momento sarebbe più consigliabile seguire un progetto da tecnico, perché sicuramente è un mestiere che dà molte più possibilità, e oltretutto ora che si comincia a lavorare con staff molto articolati c'è più, secondo me, posto di lavoro in giro. Direttore, c'è Francesco Di Francesco che voleva salutarle, poi la lasciamo. Direttore, un saluto, la risento volentieri. Quella salvezza l'anno di Rumignani resta uno dei migliori capolavori, chiamiamoli così, della sua carriera? No, ma lui ha vinto tanto, sicuramente. Lo so, è stato un bel combattimento di quell'anno. Ricordo con piacere, avevamo la penalizzazione, poi ricordo che da novembre arrivò Andrea Carnevale, il mio pupillo, che ci salvò letteralmente, ci prese per i capelli, fece mi pare 11-12 gol da novembre e riuscimmo a tirarci fuori. Però ho fatto anche qualche impresa tipo in meno 5 di Bergamo in Serie A, che 3-4 anni fa, che è stata una cosa clamorosa quella lì, forse più di quella di Pescara in Serie B col meno 2. Lì mi ricordo che soffrimmo molto, però la squadra era, diciamo, capitata in quella situazione di classifica più per delle contingenze che non perché avesse valori non adeguati, perché aveva una squadra di buon livello il Pescara. De Leonardi, se poi chiudiamo, Antonio. Sì, per Paolo, una domanda per chiudere. Ecco, innanzitutto, se ti aspettavi questo boom dell'Atalanta, e poi tu hai lavorato sia a Bergamo che a Udine, che sono due piazze cioè di città piccole, diciamo, che però hanno una tradizione, uno spessore, cioè qual è il segreto? Ci possono arrivare altre società medio, anche come città di quel tipo di livello, a quel tipo di organizzazione?
Ma guarda, si diceva anni fa modello Udinese, ora si dice modello Atalanta. La realtà è che sono dei cicli, è molto importante avere delle proprietà solide come ci sono a Udine, a Bergamo, ma anche a Pescara c'è Daniele che ha una grande passione, però poi bisogna investire. L'Atalanta nel settore giovanile investe 5 milioni all'anno, che sono il 10% del fatturato, e questi investimenti nel tempo danno ragione a chi li fa, soprattutto se segui poi un progetto tecnico adeguato. E molto del merito della prima squadra di Gasperini, che voi conoscete bene a Pescara come ex giocatore, certo, del Pescara, e che ha dimostrato veramente che sa fare cose egregie anche sui giovani. Quando rivedremo Pierpaolo Marino in una importante società di calcio, perché per sua fortuna può scegliere, no? No, tra le importanti non è che posso scegliere, perché... Importanti della Serie A, diciamo così, dai. Diciamo che mi hanno chiamato in questi mesi delle società, ce n'è stata anche una importante che mi ha chiamato, però quella importante poi rocambolescamente è sfumata all'ultimo minuto e qualcuno ha detto di no io, però non è un problema che mi pongo sinceramente, perché... Quella importante sarà la prossima... Vorrei fare un'ultima, impresa che mi impegni e mi stimoli tanto, e poi chiudere la carriera, perché io quest'anno faccio il 40° anno dal mio ingresso nel calcio, quindi anche se sono ancora relativamente giovane. E quindi bisogna festeggiare con il ritorno, no? Sì, vediamo, insomma, se no non è un problema questo. E chissà se un giorno anche a Pescara si rincontreranno queste strade, chissà. Ma perché no, nel calcio non si può mai dire mai. Grazie per Paolo Marino per questo contributo, grazie a voi. In bocca al lupo ovviamente per il suo futuro, grazie. Allora, Pescara, Avellino, per l'Avellino è attesa una stangata dal giudice. Enrico, sportivo. Sì. Perdonami, ma l'Empoli è tornato in vantaggio al 42° della ripresa con un gran gol, un tiro dalla distanza bellissimo di Pasquale. Dunque, Entella 2, Empoli 3, a te. Adesso che finisce la partita vedremo la classifica aggiornata. Dunque, dicevamo, per l'Avellino è attesa una stangata dal giudice sportivo per il concitatissimo finale di ieri con la Salernitana. La società ha deciso di far effettuare gli allenamenti a porte chiuse. Che Avellino vi aspettate, Jess? Beh, credo che sicuramente vorrà riscattarsi, insomma, dopo la sconfitta roccambolesca, quindi come sempre un Avellino agguerrito, perché non è mai semplice, lo sappiamo tutti. Queste squadre che vengono a Pescara comunque vengono per portare a casa più punti possibili, magari anche con qualche mezzo un pochettino dubbio, ecco, con magari più la cattiveria, la classica squadra di Serie B, no? Più la cattiveria agonistica che magari il vero e proprio tatticismo e il gioco, ecco, quindi credo che sarà un avversario ostico da prendere con le mani. Clicco, Zeman diceva questo è un ciclo importante, iniziato bene con il Parma, adesso l'Avellino, poi ad Empoli, le due in casa, Brescia e Palermo. Possono darci un indirizzo a questo campionato? Sì, assolutamente sì, sono 5 partite molto questa importanti. Questa è una domanda che però facciamo anche forse a dicembre, a febbraio, perché c'è sempre un indirizzo da dare. Ma infatti no, ma la colpa è mia, non tua che rispondi. No. Sono le classiche domande, il ciclo che può dare, l'indirizzo. È questo che è simpatico, ma a bocca subito, sì. Indirizzo può dare? Pure se ne vinci tutti. Ha ragione lui, in questo momento può darci un indirizzo, no? Sì. Poi tu ti accendi alla fine, quando mancano 10 minuti. Stasera io era proprio per non dare ragione a lui. Io sono invece delle partite che possono darci un indirizzo. No? Ti credi, magari ne vinci 3-4, in qualsiasi caso l'indirizzo ce lo danno. E questa con l'Avellino? Questa con l'Avellino, sono d'accordo con Andrea, sono squadre abituate a fare la categoria, sono squadre toste, però io credo che
dico una cosa che fa arrabbiare De Leonardis, sì, quando parlo di carta, però leggendo i giocatori del Pescara e leggendo i giocatori dell'Avellino, credo che il tasso... Dimmi la formazione dell'Avellino. Penso che il tasso... Adesso la dico. Penso che il tasso tecnico del Pescara sia superiore. Beh, ma come organico è superiore a tante squadre, no? Quello del Pescara. No, come organico sì, l'abbiamo sempre sì, detto. Adesso tutti il spettatore ha scritto, non è d'accordo, cosa? Che ha detto: se il Pescara è uno squadrone, dite a Sebastiani di cacciare Zeman, perché il Pescara dovrebbe avere già 100 punti e non 13. Mi è sembrato un tantinello ironico il telespettatore, e non d'accordo sul fatto che il Pescara è uno squadrone. Io dico che se è uno squadrone non lo so, certamente mi sembra un buon organico, buono, quindi. Buono, insomma, una volta. Buono una volta era 8, nella valutazione da 1 a 10. Come organico, professor Palloscia? Non è che era 4. L'organico sicuramente è un organico importante. No, per la partita di domenica io invece quello che temo è la, come sempre sono le squadre di Novellino, cioè come Novellino fa giocare le sue squadre, quindi quello che dicevi tu poco fa mi sembra più che giusto. Molti dicono come però, non le fa giocare. Ecco, vabbè, bravo, vabbè, questo l'hai detto tu. No, lo dicono gli altri. Però voglio dire, è un tecnico che ha vinto, ha fatto promozioni, però è un altro che vince i campionati di B, ha fatto. Insomma, è una squadra che può mettere filosofie diverse. Due filosofie completamente diverse, una squadra che può mettere in difficoltà una squadra come la nostra, che sicuramente non è una squadra, come dire, fra virgolette, pesante, una squadra più tecnica, ecco. Gessa, come sta vivendo questo momento Ganz? Ma guarda, grazie per la domanda, perché ci tenevo veramente a sottolineare alcuni ragazzi che come Simone si stanno comportando alla grandissima. Credo che anche Simone si sia portato dietro una nomea un pochettino di quello che, se non gioca, fa il diavolo a quattro. Invece si sta dimostrando un professionista serio. È chiaro che il muso, secondo me, lo devi avere, perché se non hai il muso non puoi fare il calciatore. Però una cosa è avere il muso, una cosa è creare problemi. Il ragazzo dopo il muso, dopo la formazione o della partita, eccetera, cambia subito atteggiamento e si mette a disposizione. È uno dei primi ad arrivare all'allenamento. Io devo fargli questo episodio di Fiorillo può rassicurare anche gli altri? Ma assolutamente sì, sono segnali importantissimi questi. E il mister è maestro anche a dare questo tipo di input, un po' dei messaggi subliminari, no? Quando uno si trova fuori e inaspettatamente fa parte di una gara così importante, credo che tutti gli altri si pongano delle domande e magari ottengano delle risposte, perché comunque sia vuol dire che il lavoro paga, e questa è stata una dimostrazione. Antonio, sei convinto di questo oppure gli animi diventano... No, di Ganz, dici tu. No, sul fatto... Sì, di chi resta fuori. Fiorillo ha dimostrato di essere un grandissimo professionista. Sì, sono d'accordo con lui. Voglio dire, il giocatore, lo vedi, se sbusa, addirittura protesta quando uno esce a 5 minuti dalla fine, per dire. Quindi che ci sta. Il problema è essenziale che lui continua a impegnarsi e a far capire al tecnico che comunque lui è pronto se lo chiama, come è successo a Fiorillo. Per quanto riguarda l'Avellino, invece, giusto per chiudere, a me sembra in effetti una squadra diversa da quelle solite di Novellino, per cui è da vedere. Cioè gioca meglio? No, nel senso che segna tanto e subisce tanto. Credo che abbia segnato un gol più del Pescara e ne abbia subito addirittura due in più, quindi vorrei dire, una squadra anomala per Novellino, perché noi dobbiamo abituare, giustamente come ha detto Palloscia, queste squadre che in effetti giocano poco. Novellino e Zeman però si conoscono tanto, quindi ci saranno mosse contromosse. Esattamente, quindi mi aspetto una partita, non lo so, se Pescara dovesse ribadire la solidità della sua difesa, magari ci può stare pure. Quindi ti piace questa solidità difensiva del Pescara? No, nel senso, sono realista, nel senso che dando uno sguardo a quello che è attualmente l'organo della squadra, a me queste tre partite... Non solo senza prendere gol, ma senza subire quasi nulla, e comunque anche vincendo, tutto sommato
mi sembra che sia stata una cosa molto positiva. Farne tesoro non è sbagliato. Gesta, ma davvero Zeman soffre per il fatto che il risultato non è... Sì. Davvero soffre? Soffre, nel senso che lui gli piacerebbe dare spettacolo, a prescindere. Lui parte dal presupposto. Ma questo piace alla città di Pescara. Cioè, no, assolutamente, infatti è il tecnico perfetto per la piazza. È una... Però dico anche che è una persona intelligente e gli piace vincere. Sa che vincendo ha comunque più margine per migliorare la squadra, per consolidare alcune situazioni, lavorare su alcuni difetti e quindi... Però Paloscia, Enrico, partita fa, si aspetta qualche contromossa di Zema quando era in vantaggio 3-0, no? Beh, oddio. Però non rientra proprio nel modo di pensare. No. Oddio, anche se là, devo dire, intorno a me tutti quanti criticavano il fatto che insomma il centrocampo sembrava cotto, per cui quel 3-0 col Frosinone, insomma, non ti arrabbiare, Riccardo, non c'è più tempo per arrabbiarti. Si poteva aggiustare qualcosa, però sai, queste sono le cose che si dicono tra i tifosi quando tutti quanti vogliono fare gli allenatori. Poi lui le cose della squadra, come dice Andrea, le conosce, chi meglio di lui conosce i giocatori e le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Dimmi Andrea, perché siamo proprio in chiusura. Sì, finale a Chiavari, Empoli batte Entella 3-2, gol annullato proprio all'ultimo minuto di recupero a brivio della Virtus Entella, dunque vittoria per la squadra di Vivarini che possiamo vedere la classifica, resta, anzi va in testa. È la nuova capolista. La nuova capolista è l'Empoli con 17 punti, Vivarini dunque al primo posto. Enrico, invece in Serie A, Verona in vantaggio sul Benevento, rete di Romulo, a te. Questa è una brutta notizia. Perché? Perché del Verona non me ne frega niente, a Benevento c'ho qualche amico e quindi mi dava gusto. A Verona a Pescara nessuno è e Benevento no, sarebbe l'ottava sconfitta consecutiva, sì. Quindi potrebbe rischiare Baroni. Beh, penso di sì, anche se vuol dire lui l'impresa che ha fatto è storica, perché la prima Serie A, certo. Però poi sai, il calcio. Non so se ci sono novità da Cagliari, Andrea, per Rastelli? Al momento no, Enrico, al momento no. Oggi circolava il nome di Iachini come sostituto. Vabbè, comunque nulla di ufficiale. No. C'è il finale a Verona oppure manca? No, Verona mancano ancora 10 minuti più recupero. Allora non facciamo interpretare il finale, vedremo cosa succederà. Andrea Gessa, grazie per aver partecipato te, al nostro Enrico. Numero di replay. Speriamo ovviamente che le cose continuano ad andare per il verso giusto, perché ovviamente quando si vince le settimane non sono diverse, Antonio, un po' per tutti, no? Si lavora meglio. Però con la Serie B ci dobbiamo abituare. Non ci sono state polemiche questa sera, il clima è stato... Che dice Riccardo? Niente. No, ma poi si lavora meglio. Poi per chi fa niente? No, poi per chi c'è una certa età come Totò, è la settimana della io lavoro con la testa, tu non lo so se io lo lavoro. Grazie a Riccardo Clinco, grazie a Francesco Di Francesco, grazie al professor Leonardo Paloscia, ci rivedremo in tribuna. Sicuramente. Da quanti anni? È lui che lavora veramente. Tu pensa, io ho 61 anni, la prima volta che sono andato allo Stadio Adriatico ce n'avevo 5. Porca miseria, quindi le hai viste tutte le promozioni? Tutte. La prima formazione Bottoni Folla d'Ormagni. Ma quell'esperienza da medico sportivo nel Pescara? È stata bella esperienza. Io mi ricordo che c'avevamo una primavera fortissima, fra l'altro l'allenatore della primavera era Eddie Reia. Sì. Dove è passato in prima squadra? Lui giocava il 4-3-3 come la giocava Galeone in prima squadra, il trio d'attacco era Martorella, Branca, il fratello di Branca dell'Inter, e Lalli, che vi ricordate Galeone fece esordire pure in Serie A. Lalli di Tollo. Lalli di Ortona o Tollo. Tollo, hai ragione. Sicuro. Sì. Andrea, per chiudere, cosa ti senti di dire un po' a questa piazza che è sempre molto calda, nei momenti difficili forse si esagera, però alla fine è sempre Pescara, no? Beh, certo. Mi sento di dire che... Dove tu hai deciso di vivere già da tempo, sì, non da quest'anno. Assolutamente. Ormai mi sento col cuore biancazzurro definitivamente, ma questo insomma ormai credo che sia una cosa trita e ritrita. Quello che chiedo a questa piazza è di avere solo un po' più di pazienza. Credo che il dodicesimo uomo in campo è sempre quella curva che quando vuole sa farsi sentire, noi ne abbiamo sempre tanto bisogno.
Grazie ancora Andrea Gessa, grazie ad Andrea Costantini per i contributi dalla regia, ci rivedremo lunedì prossimo. Ah, ci sono quelle novità sulle date modificate per alcune partite, no Andrea? Sì, 18esima, 20esima e 21esima giornata. Per quanto riguarda la 18esima giornata, Cesena-Pescara, c'è la possibilità che si giochi l'8 di dicembre e non il 9, dove comunque è calendarizzata la giornata e comunque il grosso della giornata. Poi l'ultima e la penultima gara dell'anno, anziché essere giocate il 24 e il 31 dicembre come in precedenza calendarizzato, si giocheranno venerdì 22 dicembre e venerdì 29 dicembre in serata alle 20:30. A te. E questo è un fatto strano, in pieno inverno giocare alle 20:30. 20:30, sì. Ero preso dalla Grazie a Maurizio Daguì in regia, Roberto Pulimanti che t'hanno terre alle telecamere, ci vedremo lunedì prossimo sempre ore 21. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.